Benvenuti su Veie Games. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita. Ciao a tutti e bentrovati su Veie Games. Ciao a tutti e bentrovati su Veie Games con Resident Evil 7, completamente al buio. Alexa, spegni luce taverna. Ok. Ok, adesso ci siamo. Allora, ho un po' tergiversato in realtà su questo capitolo, perché non mi piace molto in realtà. Non perché non mi piace il gioco, ma non mi piace affrontarlo, che è un po' diverso. Quindi tergiversiamo un altro pochino, visto che siamo proprio all'inizio, io vi farei vedere anche come recuperare il lanciamissili. Poi magari faccio una sorta di corto. Quindi mettiamo via un po' di roba per fare lanciamissili, lanciagranate, scusate. Non so come lo volete chiamare, quindi metto via un po' di roba che per far spazio sull'inventario. Allora, vi ricordate che abbiamo recuperato la chiave del corvo da Marguerite? Quindi, ah, ce l'ho presa la chiave. Sì, dovrei avere la chiave del corvo. Visto che è un'arma abbastanza importante, anche se non usiamo adesso, almeno io non la uso adesso perché mi sembra un po' prematuro. Ecco qua. Qua è gli uccelli del corvo, come lo volete chiamare. Ok, me l'ho messa dentro. Ok. Oh, qua, lanciagranate, sì, non è... lanciamissile, è abbastanza artigianale, ma... sicuramente funzionale. Per il momento non ci serve. Recuperiamo qualche altra cosa che ci porteremo dietro. Faccio la polvere da sparo. Ok, vediamo se abbiamo preso tutto. Mi sembra di sì. Non ci sia altro. Poi qua in Resident Evil 7 molte cose sono abbastanza nascoste. Se non hai i psicotici lì, come cavolo si chiamano, non riesci a recuperarli. O comunque non ci fai caso, eh. Cioè, qua c'era. No, l'avevo già fatto, mi sa. Perché ho fatto diciamo un pezzettino, ma veramente 5 minuti. Per recuperare qualche oggetto sparso per la casa. Era inutile che ci facesse un video per questa cosa. Però, visto che il lanciagranate mi sembra abbastanza importante, allora ho iniziato proprio da quello. Poi magari vi taglio un pezzettino, faccio giusto un paio di minuti per capire come recuperare il lanciagranate. Però, come avete visto, è molto semplice, niente di particolare. La chiave tanto ve la dà praticamente in automatico, a un certo punto della storia dovete solo avere pazienza. Ok, quindi a questo punto mettiamo via questo, che non ci serve attualmente, insieme a questo. Allora, anche questo combustibile solido non ci serve. A noi quello che ci serve è... cartucce, munizioni pistola, vabbè, la sparo ce l'abbiamo, ma in realtà dove andiamo adesso troviamo anche altra roba, però io il lanciafiamme per sicurezza me lo porterei e poi penso vada bene così. Mi
secondo me per il momento sono un po' indeciso. Vabbè, portiamoci questo, ci abbiamo abbastanza spazio, non mi ricordo esattamente quello che troveremo, quindi cioè, so che chi troveremo, ma non so, non mi ricordo tutti gli oggetti che troviamo, ma magari qualcuno lo usiamo pure, quindi. Ok. Non è qua, andiamo a tornare qua, eccolo. E dobbiamo. Cosa c'è qua? Oh. Ecco, già ci freghiamo uno slot di spazio, va bene. Perché non me ne sono accorto prima. Qua cosa c'è? Foto tesoro. Dentro il cesso, ok. Separatore, ma oh, questo lo prendiamo dopo. Oh, qua ci vuole. C'è troppa roba. Già questa cosa. Ma madonna mia, e già questa cosa non mi piace perché ci abbiamo troppa roba. Però questo lo posso prendere anche dopo. Penso che voi avete già capito dove andremo a parare. Prima guardo un po' dappertutto per vedere cosa c'è. Ah, che miseria. C'è la roba che prenderemo dopo. Meno che non prendiamo le cartucce del fucile, che veramente fa sempre comodo. Prendiamo anche questo, va. Ok, ho finito gli slot. Sì, sapevo già che usciva. Come la morte proprio. Brutta come la morte. Uno dei boss più brutti che abbia mai visto. Io non ho mai di dirlo. Poi a un certo punto non ti fa neanche più paura, te lo vuoi solo togliere dai maroni perché è veramente brutto. Cali. Ah, che cavolo stai andando? Che cacchio girati. Direi a sto punto di passare a fucile a pompa. Tanto una scaldatina gliel'abbiamo data.
Dai, scendi. Oh, dai, com'è fatto? Come ha fatto? È possibile. Da dietro un muro. Però io se sparo dietro il muro non lo becco. Secondo questa teoria. Perché potrebbe a un certo punto spunta fuori anche ste mosche di merda. Cerchiamo di ignorarle in questo momento, anche se loro non vogliono ignorarmi. Dai, stai fermo. Anche ti trovo prima o poi. Cavolo, vieni qua. Ciccia, dove sei? Sì, ormai la chiamo Ciccia perché... A parte che è grassa. Oh, porca miseria, non era contemplato questo. Povera Ivy, le spezzerai il cuore!
God, finalmente. Non rialzarti più, stronza! Minchia, 3 ore che la sto chiamando stronza, invece è la stronza. La lanterna. Non ho capito perché non c'è spazio. Allora. Eh sì, perché c'è un sacco di roba. Questo infiammare. No. Allora, io direi di recuperare quanto più possibile, ma non c'ho più, questi mi servirebbero. Perché ci sono degli insetti giù e mi stanno sulle balle. Devo recuperare un po' di roba, però vabbè. L'importante era riuscire a uscire da qua. Infatti non c'è spazio, poi ci torno e prendo tutto. È sbloccato. Madonna, mi ha preso un coccolone, pensavo ci fosse qualcosa, qualcuno. Ma io direi che dopo questo scontro epico tra me e la grandissima stronza, direi che posso salvare e salutarvi qui. Io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale per non perdere priorità acquisita e mettete un mi piace se vi è piaciuto il video. Ok? Ciao a tutti e ci rivediamo al prossimo video.